Pendant 5 week, la bataille de Mozon, la bataille bien importante, en Vella, à côté de Torri-les-Preux. L'important, parce que la bataille de Mozon entre dans le cœur de la Val d'Aosta. Un moment spécial, parce que nous l'avons rencontré, soit les éleveurs, soit toutes les zites, vu dans l'entour de ce moment. C'est la bataille de Yotte, la trailer. Et vient de Mozon Tower? Non, non Mozon. Quatre segno et ce mot. Et maintenant, la pistolantera de Cospito? J'espère, ouais. Ouais, la vente ouette. La vente ouette? Et quelle est la bataille? Monique. A Pitar, Monique? A Pitar. Merci. La dalla boschetta, vai. Quanti si fil vai? La boschetta è già finita, va. Ma, degli outside? Far. Far. De Faro? Vedi qui su di me. Mozon de famiglia, da canti e pegni anche te sui le battaglie? Sempre. 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 Sì, ma che lo sorteggio. Ah, ma come funziona? Me ne comprai ora, come funziona? Praticamente in che nel tot la battaglia, in che la costone in circa due partite vinte. D'accordo. E poi alla di rientro su Pink, ecco sala che gagna la Marco. La Marcade a pile, due battaglie, qui Marcade. Tanto che sta dalla finale, sotto che gagna, ma niente avanti qua. Quello che conosce un po' il mondo di battaglie, come può essere esplicato questa passione? Vale, in quel mondo è una passione. Bon. Un rapporto che si fa con la biche e aprire con la compagnia dell'ambiente che c'è. Allora, Jessica Nico, veterinaria della battaglia del Mozzo. Cosa può succedere alla battaglia? Diciamo che si preveda questo intervento. Sì, che si possono ferire, da lievi ferite a ferite un po' più gravi, tipo le corna che si rompono, nasi bucati. E in quel caso tu cosa fai? Intervieni subito? Sì, sì. Di solito ti chiamano i proprietari per intervenire, dopodiché di solito è una semplice disinfezione. Mia suocera le mangi a battere. Davide Michelet. E avete già combattuto qualche mozzone? Sì. Ti verrei col dragone, l'ultimo qualificato ai sedicesimi dei Mantecchi 2. A cosa state giocando? Alla battaglia? A battaglia dei mozzone? E chi vince? Come succede che prima magari sentono un po' l'odore? Prima vanno piano piano e poi iniziano a battagliare. Oh, scappo, 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 scappo. 32 in modo finale. O se lo prende se incante quindi lo metto in passi. Perché abito a poco distante, sentivo questo clangore, ti piace clangore, questo clangore di campane mi sono chiesto, sta a vedere che qua c'è una battaglia tra Crociati e... Savio Valentino. Cicca del tension, stai anche entrando capiti? Devo creare e quindi è normale la cicca del tension. C'è anche sta Mozon. Ecco G, compa, sta fare. Hai anche la battaglia di finale, ci sono ancora 10 incontri dei 32 di finale. Ma è da tanto che vieni a vedere le battaglie? No, è la seconda in tutta.
Ma ti piace capire chi vince? Sì. Ah, e ne hai vista una che in particolare è brava? Sì. Quale? La 60. La 60? Quindi tu tifi la 60? Neanche la 34. La 34 e la 60. Ma... è venuto qua apposta per la battaglia? No, veniamo dalla Francia. Dalla Francia, quindi una pausa da Aosta. Sì, esatto. E poi cosa è successo? Come è arrivato qua? Niente, siamo venuti fuori per un caffè e abbiamo visto questa manifestazione. Allora, dalla battaglia da dove? Noi arriviamo da Pavia. Pavia? È la prima volta che vedete questa manifestazione? Siamo già venuti lo scorso anno. E vi era piaciuta? Sì, sì, ci avevo curiosità. Ma non sei ne veniva in Tawila Carreia per essere tranquilla? Ouais, perché mercoledì 30 vediamo le zene. Ma anche se vai fra un modo, de l'altro? E nel devo de mozzo tu vuoi de mozzo? Ouais, si c'è una pelotipo per lo 60. E le devo? No, le dei miei amici. Restito con l'Ande e Rialas, che vuol dire? Se credi che ti fide particolia o in mozzo, capite, sa che tu porta la battaglia. Dai, Zelu, quando sbaglio di buona valle, ti giuro, to la via della valle, però apri, aspetta, tu che si se buona valle. Mi che altro colore sarà per la vasce folle? Vuoi che vai aumentare la battaglia di Mozzo? Perché? Ma perché ne ha potuto un'azienda Mozzo? Che guarda Edi. Ah, voilà! Se andrà a travagliare sembra solo un passion e non la passa in paio, però se andrà a travagliare la città di Vasse Valdottena e... Ma come dire, avrei una Mozzo che ti va a battaglia, la tica che sta in particolare che te le fai? O no, le normali come le sapete? Ma sai che vuoi dire che cammino te a Weiz sai che sono più preste di essere più adatte per la battaglia? Ma è che sono scappate, mi aiuto, mi tieni anni la battaglia su quella, giustamente, grazie a Satura. Mi tengo che se partecipi, vedi c'è più o meno la valisca a mole, qui aspetta che battiti. Così poi le fai vedere quando torni in Inghilterra, cosa succede in Valle d'Aosta? Ai tuoi amici? Sì. E ti piace? Sì, molto. Cosa ti piace? Delle mucche? Perché sono belle. Sì. E... se qualcosa tipico della Valle d'Aosta. Ci sono la mia cassa. Ci sono le mucche, tutto al pascolo, e quindi qui è bello perché tu riesci ad assistere a un momento che è particolare per la nostra regione. Sì, sì. Ti piace anche vedere gli uomini che stanno, diciamo che seguono le loro mamme, è bello quello. Sì, è una bella storia di legame tra uomo e animale. Buon lavoro allora! Si tan come lei? Non è portato molto un segno.
Pichu. De Pichu. Perché le mosse sono da tutte le laie. E vi ho de un paese? Di primi paesi di Vascetto. Allora, meni vink che ne hai de turisti, de zi che veniamo da Pavia, dell'Inghilterra, e se tu di Ancloriao, de Punitre, se ti avvene mai. Chi cunipa questa battaglia? Come si può splecchire? Un turista che cunipa questa nostra realità? Ma so, le, praticamente la fitta di Val d'Otè in Campania, che hanno le vazze. Praticamente non confrontano, non so. La picchiato è per la fitta, faceva de menze tra de zi che non la mia passione. E te la passione del campo? A me lo socio è Gisan, non è Patan. Ah, Patan! A me ne ho avuto travagli, però ne ho la passione di E ha preso anche lei che la pite veniva? Ne ha accettato una, qua? E sfortunatamente mi fa reina. Ah. E da lì comincia la mia avventura. Però si contenta, tu non c'è un degelo. Se lo raccoglierò. Senza dubbio. Giovanni Montrosse. Da dove vieni? Da Giovanza. Ma sei qui solo a vedere o hai qui una manza? No, oggi abbiamo portato una manza di 3 anni e poi abbiamo vinterlo. E ha già fatto la battaglia? Sì, una ha vinto, è ancora dentro. Caspita, sei contento allora? Abbastanza, sì. Sei tu che ti occupi della stalla in famiglia? Voilà. No, per adesso gran parte lo fa mio papà perché... Io studio a Torino, a Grado. Nonostante sarte che... Quindi hai preso, diciamo, i studi continuano che va contro... in linea con quella che è la società della famiglia. Nonostante no, che pagano... Il primo anno. Come vai che va per play sì. Inizi pian pianino a passare dalla pratica alla teoria. Sì. Quindi come si dice, da grande cosa vuoi fare? Non lo so, non faccio progetti, vediamo per tutto. Pian pianino come va? Carente ci va contro sala della famiglia. Grazie. Gianluigi, sei qui per vedere la battaglia? Sì. Ma dimmi un po', questa passione da dove ti viene? Grazie. Da mio zio e la mia cugina. E quindi loro hanno portato delle mangi, delle manzette qua? Sì. E com'è andata? Molto bene. Il cugino ha perso, invece lo zio ne ha ancora tre. Ancora tre che possono battagliare e possono vincere. E quando perdono, quando, tu cosa provi? Vediamo ancora un po'. Ma per te venire alla battaglia cos'è? È un momento per vedere la tua famiglia o diciamo è più un momento di festa, diciamo di alla tua squadra di campione Della ma tu vorresti chiedere alla mamma se ti compra una mangia o una manzetta da portare alla battaglia? Ma non ci abbiamo neanche il posto. Vabbè, magari la mettiamo in giardino sul balcone, cosa dici? 209, no. Ma se potessi dire un tuo sogno ti piacerebbe averla? Sì, sì, allora sai, tanto tra un po' c'è Natale, magari lo scrivi a Babbo Natale che ti regala una stalla e dentro la mangia, va bene? 197, dai, Barcellona, ciao! Ciao! 80. Non lo so, una N, una L. Una M? Una M. Colore? Direi giallo. Giallo, va benissimo. Le magliette? Sono le magliette che abbiamo fatto per la manifestazione di quest'anno e aiutano a contribuire per le spese per la riuscita della manifestazione. Quindi tu fai parte un pochettino di, diciamo, di quelli che si occupano di... Io sono uno dei delegati della Valdigna, faccio parte dell'associazione Compagno del Mozzo e oggi siamo in servizio qua e tutti quanti noi diamo una mano. Oggi sono le magliette di Piazza Lotteria. Senca qui Gian Antonio Macchignà, di anche per te, ti cica con lo simbolo della sua manifesta scionta, una tradizione che ti porta tutto zora, qui le tine vazze, si casse le moto e le mozzon alla battaglia. Come la lae? Va bene, in canna va bene, mezzo penso che ci si convide a le mozzon anche per le abitudini che hanno, su qui e poi una soddisfazione con le vere che ha, le vite che ho mai, come mi sono, e sempre bene. Lampa sole alla viente te! Non è un po'
Mazzone e la Villa Reina di Mozzone. La Reina di Mozzone. E si sta come entra da lì? Abbastanza bene, l'ambiente baruccio, le Mozzone che ne importo. E andiamo in Corolena, la Ria dell'Ampassù, che è l'Eco de Lun, e qui andiamo in Mozzone che i sono chi battisse bien. Le Mozzone, i fupupi fai con casa come in Francia, che le Mozzone, no, sono le Mozzone per sempre. Stai bene? Io sto bene! Meno male, meno male! Com'è essere alla battaglia? Tutto bene, tutto tranquillo, tutto tranquillo. Tu sei volontario? Io sono un volontario dell'associazione Gran Paladì di Saint-Pierre. E quindi vi hanno chiamato qui, diciamo, come appoggio, perché se succede qualcosa voi dovete intervenire. Sì, noi siamo qui, se succede qualcosa, speriamo sempre di no, interveniamo per il primo soccorso e poi si chiama l'ambulanza. Quindi per te è una doppia occasione, intanto segui la battaglia e se qualcuno ha bisogno sei pronto ad aiutarlo. Sì, io non sono un grande appassionato di mucche, di queste cose, però mi piace, so che oggi c'è un tempo un po' infame, allora ogni tanto sto là, non possiamo, sto qua o lo guardo da lontano. Porto la vuoi, lo prendo in conto. Ah, prendi il cuo, non mai in Mozzone sono. Ma l'entrante mai satisfaccione? Ma per una gagna due barna, quanto tanto hai fatto. Speriamo. Però, anche io. Invece sì. L'altro, una no, fai bar tre di più, la prendo il bar, a Sardina, c'è da baruccare. L'altro, però no, la perdi la seconda. Il mio bar, baru 40 minuti, la seconda. Beh, 40 minuti è tanto. Cioè, perdi queste due fasce. Cammino. Invece sì, tanto ci cammino fatto. A te me vogliamo domandare a Baga, le nuove che le baiate, surprise, sardina, io le trovate perché tu non hai detto che c'è. Sende cosa le inventi le sue domande, cosa è play non te lo... Te lo bette? Me le betto in base ai nonni, ai bisnonni. Ah, e che non ha? Per avere un modo per riprendere la tradizione. E che non ha? La mia pedere è l'abitudine non tormenta. What? Perché le ricresce di tormenta da Aurelio Cretier. Prendere la donna, le zabbis non per riprendere, lo vedo, sette incontri, sì, esatto. Andiamo in giro a intervistare la gente e poi procederemo a piazzare in finale. Sì, all'inizio un po' meno, poi dai, si fanno interessare. Cosa chiedete? Se è la prima volta che portano i romanzi qua, se sono già stati domenica scorsa alla Cronoire, come è andata la battaglia, se sono degli allevatori, altrimenti se sono turisti chiediamo se è la prima volta che vedono una manifestazione del genere. Insomma, vince la numero uno, e poi è tanto che fanno Giocopini, Golden Horizon, che affronterà
Ciumpala, Viole Cerise. Brave, allora buon lavoro. Grazie anche a voi. Grazie. 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 Battaglia per lo momento c'è da Come va sta battaglia, modo? Ma no, va abbastanza bene, via. E sei già in che nel Sontawa? Ma a me le mia vuota. Le mia vuota. Siete pagati un rendezvous? No, 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 nel centro a parte. Ti è che sembra che ho una fita perché ho sul punto magari a guida il fico, se vai fa e se vai qua là. E voi hai detto Max, hai detto Bao? Vai me ne scappi. The outside? Stava a te, dar quello. Dar quello. E buona è deportato del mondo? No, vuoi no, no. Riposo. Riposo. Vuoi sempre riposo. E perché le portate fa? Nei de tivo? No, no, ne avevo mai le portate fa. No? No, no. Fa voi, eh? Fa voi. È troppo impegnativo. Le vrei. Le cammino di Engazza e qui mi dico le sue verso un cammino di forte di emozione. Ma che scherzo. Ma siete avete a che fare con questo mondo no, o no? No, no, però piace vedere. Noi adesso mucche non ne abbiamo, non abbiamo. I miei genitori non ci sono più, erano i nonni, i zii. Sono dei cugini che hanno le mucche. E quindi diciamo che il mondo lo conoscete questo mondo, sì, delle battaglie? Sì, sì. E quindi siete un pochettino venuti a vedere? A... No, noi, a me piace. Ah, piace proprio? A me piace. Quindi segue tutti gli anni? Io sì, qua vengo sempre, me l'ha detto lei perché non mi ricordavo più. E quindi siete venuti a vedere come sta andando? Sì, sì. Niente vi ferma, lui arriva ma voi state noi qua. Noi stiamo qua. Bravo. Grazie allora. Niente. Grazie a voi. Matador di Diego Chameau di Feliz, Reina Bochette, seconda categoria, vince Matador. Tesat, Gaglialo, Setan, Tesat e Courmayao, Awe, Benjamin Jordanet.
Bologna. Orange de Valentino Savio ha vinto la più pesante, 660 kg. Tigro di Biona Michele. Ha vinto la numero 77, Baltimora, di Benjamin Jordanei. Dalla Salle ci spostiamo a nord, a Courmayeur. E ora tutte le cinque regine in campo insieme. Si è conclusa il 21esimo trofeo Ville d'Ost con dei combattimenti appassionanti. Devo dire che gli allevatori hanno ricevuto e concretizzato un messaggio della Compagnia in Battaglia Mouzon, che ogni anno qui al Trofeo Ville d'Ost possiamo dire che si presentano con delle manze, delle vachette di alto livello. Hanno dato uno spettacolo veramente al di sopra di ogni aspettativa e soprattutto ringrazio il grande pubblico che oggi ci ha seguito fino all'ultimo momento per quanto riguarda questa manifestazione. Cosa dire? Un arrivederci al prossimo anno, al 22esimo Trofeo Ville d'Ost.